Oggi vi presentiamo un laboratorio sull'arte postale che fa sempre parte del progetto M Children Smart. La mailing art o arte postale è una forma d'avanguardia che consiste nell'invio di lettere, cartoline, buste rielaborati attraverso il linguaggio dell'arte. La rielaborazione autoriale avviene dipingendo, decorando graficamente questi materiali o costruendone delle speciali versioni e successivamente spedendo ogni opera così realizzata. Questa è arte e azione ed è qualcosa di attivo e di vivo. Gli artisti della mailing art hanno spedito negli anni una mole inimmaginabile di queste elaborazioni via corrispondenza. Hanno affidato e affidano al viaggio postale il proprio messaggio estetico e comunicativo, così provocando la sorpresa in chi li riceve, la meraviglia di poter rigirare tra le mani qualcosa che solitamente è vietato toccare nei musei e nelle gallerie. Si genera, insomma, con queste missive artistiche un circuito virtuoso e positivo, come in uno scambio dove lo spettatore diventa protagonista e compartecipe dell'esperienza artistica. In questo momento particolare come l'attuale che stiamo vivendo, fa riflettere i ragazzi sulla necessità di rimanere uniti attraverso un gesto, un segno, un'opera artistica che fisicamente gira il territorio. È sicuramente interessante e costruttivo. La cartolina diventa una sorta di carta d'identità, uno spazio per lasciare il proprio segno grafico, o una frase o una poesia che li rappresenta in questo momento. Per lo svolgimento del laboratorio sono necessari i seguenti materiali: cartolina M Children scaricabile dal sito www.mchildren.it. Riviste, forbici, colla e materiale texturizzato, ad esempio carta velina, carta vetrata, carta opaca, carta lucida, carta fantasia, carta regalo e qualsiasi altro supporto cartaceo che si può applicare in una cartolina. Invitiamo i ragazzi ad usare un linguaggio nuovo, lontano da stereotipi figurativi attraverso strumenti come l'utilizzo della fotografia ricercata nelle riviste. Foto che si mescolano a parole ma anche a simboli e a segni grafici. Giocare con le parole ma anche con composizioni grafiche, scomposizioni di frase, smembrare verbi, aggettivi e congiunzioni, l'attività consiste nello scegliere e comporre frasi autosignificanti. Anche per quanto riguarda l'immagine vale la stessa regola. Foto di oggetti, anche solo parziali, estrapolati dal contesto originale e portati in una nuova composizione, dove quel soggetto ha perso il suo significato originale per acquisire una nuova identità e una nuova funzione.